Quel gesto di solidarietà, quello compiuto dalla Croce Rossa Comitato Locale di Rivarolo Canavese. Oggi, giovedì 11 gennaio, alcuni volontari della Croce Rossa del Comitato Locale di Tortona si sono recati a Rivarolo per ritirare l'ambulanza che viene loro prestata dal Comitato Rivarolese, accompagnati dalla loro presidente Patrizia Mauri. L'ufficio di presidenza, protocollo 13-2018, delibera presidenziale numero 1-2018. Oggetto consegna ambulanza CRI A662B al Comitato di Tortona. Premesso, visto il verbale, visto lo statuto, visto l'articolo, visto la disponibilità, tenuto conto che il consiglio direttivo del comitato scrivente dava il nulla osta a procedere per il prestito dell'ambulanza PQM, il sottoscritto Doglio Davide, nato a Castellammonte, si può dire età perché sei giovanissimo, 9 gennaio 79, quindi auguri in ritardo di qualche giorno, presidente del comitato locale di Rivarolo, delibero di consegnare personalmente il presidente del comitato CRI di Tortona, tutti i titoli onorifici, Patrizia Mauri, il veicolo targato CRI A662B, il presidente del comitato locale CRI, Rivarolo Canavese, Doglio. Doglio. Grazie, un bacio. Grazie. Credo che questo sia veramente quello che poi è la Croce Rossa. Questo è l'unità, l'umanità, il volontariato, quello che deve essere, quello che indossiamo, insomma lo stemma, il simbolo che ci portiamo cuciti non solo sulla divisa ma addosso, uno stile di vita che ci contraddistingue, penso, in tutti i momenti, non solo quando siamo volontari. Io dico sempre, nel momento in cui si fa il corso, si prende un'abilitazione, indossiamo una divisa, ricordiamoci che siamo identificati sul territorio, soprattutto quando la togliamo la divisa, perché comunque siamo appartenenti ad un'associazione internazionale che ci identifica come persone e come stile di vita. Poi io sono un presidente un po' anomalo, salgo sull'ambulanza, lavo il pavimento in cucina, cioè faccio delle robe che non si devono dire, però è così. Io cucino quando c'è la mia squadra. No, io lavo, faccio prima i lavori. Noi siamo venuti con le mani in tasca e il cuore in mano, pensando a cosa si potrà fare in un futuro per non sdebitarci, ma per mantenere vivo questo legame. È iniziata, penso, un percorso. Non si sa perché succedono queste cose, succedono, non siamo noi a deciderle, noi le viviamo e sicuramente, come tutte le cose negative, porteranno ad un qualcosa di positivo. Sicuramente nel nostro comitato si è sentito a risaldare dei legami che potevano sembrare un po' slegati, si sono rinvigoriti dei legami, rinnovate delle amicizie, perse per strada delle persone. Tutto serve, tutto aiuta e comunque dà forza per andare avanti. Sicuramente faremo un percorso insieme, le amministrazioni locali dei paesi, insomma un po' identificati sul territorio come a Bassa Valle Scrive, che sono quelli un po' più colpiti da questo sinistro sul mezzo, si faranno poi comunque sentire a mezzo i sindaci, il sindaco di Castelnuovo sarà in sede ad aspettarci. Che dire, lavoriamo, l'unica cosa che sappiamo fare è questa. Quello che dico io, quando abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi, mi chiedevano cosa facciamo, ho detto guardate, l'SMS solidale siamo noi, le nostre facce sul territorio, noi lavoriamo, viviamo lì, siamo più che reperibili, quindi la gente se dà sa dove va a finire, perché comunque io domani sera sono di turno. Presente alla consegna anche il sindaco Alberto Rostagno. Quello che posso dire è semplicemente parole di ringraziamento, alla Croce Rossa di Rivarolo, al Presidente e a tutti i volontari per questa bella iniziativa, ma un ringraziamento a voi che dove è venuto il là a questa iniziativa, no? Quindi questo piccolo futuro volontario della Croce Rossa, immagino, che ha dato il là con questa bellissima iniziativa. Spero che il suo esempio venga sia così, sia di stimolo a tanti, non solo bambini, ma ahimè a tanti adulti. Quindi veramente un riconoscimento a tutti quanti per questa bella iniziativa. E grazie, e speriamo sicuramente che l'autoambulanza venga usata come deve essere usata, nel modo migliore, e sono sicuro che sarà così. Voglio aggiungere una cosa: è bella questa sinergia, perché spesso, e lo vedo in altri settori, si fanno delle differenze territorio con noi siamo qua, voi siete là. È bello questa sinergia, non fare differenze ed essere tutti uguali. La divisa è quella della Croce Rossa, ma siamo tutti uguali, quindi l'Italia è unica, e quindi è bello questo. Quindi grazie ancora. Grazie a voi, grazie di cuore. Il nostro territorio
ha tante, tante valenze, no? Tante peculiarità. Una è quella di avere anche noi tanti volontari come voi, bravi, che si impegnano, e l'altra è di avere dell'eccellenza dal punto di vista enogastronomico. Una di queste sono i nostri vigneti che producono l'erbaluce, che producono il passito di Caluso, che è ancora meglio. Quindi le lascio una bottiglia, non da bere prima del piatto, ma dopo una bottiglia di passito, così la ricordo del nostro territorio. Grazie. Gentilissimo, grazie. Auguri. Grazie. Doglio, che è sempre grande. Grazie. Vi lasciamo anche la bandiera da esporre in comitato. Assolutamente, questa la mettiamo donata dal comune, sì, la prendiamo sicuramente, la prendiamo con la velivola di fianco e insomma sarà un pezzo di storia del nostro comitato. L'inizio. È l'inizio della nostra storia. Assolutamente, come tutte le cose. Archivi intelligenti qua, ho un vestimento pensionato.